microonde. Si accende il microonde e lì c'è la presa accesa, il bollitore. Ciao ragazzi, allora oggi invece avete visto, ho voluto fare un'introduzione un po' diversa dal solito per farvi vedere subito di che cosa stiamo parlando. Oggi vi faccio vedere come ho costruito homemade, fatta da solo completamente, una ciabatta con multiprese, con delle Schuco, tutte completamente domotizzate una per una. State con me. Quindi eccolo qua, il nostro Sonoff 4 canali, come vedete modello R3. Ha 4 ingressi, 4 bottoni per poterlo manovrare e noi adesso lo apriamo per poterlo flashare. Ok, quindi ci troviamo in una situazione che è così, lo apriamo e non fate a caso a me che lo avevo già flashato, quindi io avevo già attaccato i cavi DuPont, li ho lasciati per comodità e ho fatto bene. Ma qui c'è una basetta, come vedete c'è la terra, TX, RX, i soliti 3 volts, insomma qua dovete fare una saldaturina e ci mettete i cavi e andiamo a flasharlo come sempre. Dentro vi voglio raccontare questa storia perché paradossalmente questo Sonoff l'avevo comprato da AliExpress già HomeKit compatibile, quindi non avrei dovuto fare nessuna cosa, era già compatibile, però non mi fidavo e ho fatto bene, perché poi al suo interno, flashandolo, sono riuscito a scoprire che utilizzavano un programma che era stato rubato interamente da José e lo avevano adattato a loro, insomma gli avevano rubato il lavoro, che lui lo rende gratuito, loro invece l'avevano rubato, modificato e lo avevano messo all'interno di questo Sonoff e chissà di quanti altri dispositivi vendono HomeKit compatibili. E lui stesso mi ha detto che è pericolosissimo perché è una versione veramente vecchia del suo programma, tipo la 03 02, e il rischio che appunto non funzionasse bene oppure addirittura vi potessero entrare nella sicurezza. Insomma, questo. E ricordiamoci, vi spiego che la modalità flash del Sonoff in questo caso è: al programmatore si collegano i 3 volts, la terra, la TX e RX, ma nel caso del 4 canali questo bisogna tenere premuto anche questo pulsante mentre si collega per metterlo in modalità flash, perché è il ground, è la GPIO 0. Quindi vi faccio vedere che per metterlo in modalità flash tengo premuto e vai. Adesso lui è in modalità flash e andiamo sul terminale del computer. Eccoci ancora nel nostro amato terminale. Intanto vediamo se lo riconosce. Sì, l'ha riconosciuto. Come sempre, vedete, ha riconosciuto che è un SP8266. E al suo interno c'è una flash di 1 mega, però vi ripeto, questo gli avevo già messo il firmware di José. Adesso, come sempre, stacchiamo, riattacchiamo, però tenendo premuto il bottone per metterlo in modalità flash, che sarebbe la GPIO 0, e mettiamo erase flash, cioè gli cancelliamo la sua memoria interna e lui la cancella. Fatto. Per installare il programma di José usiamo sempre questo comando, andando però prima nella cartella desktop dove c'è il file precedentemente scaricato,
prima di dargli invio dobbiamo di nuovo scollegarlo, tenere premuto la GPU a 0, lasciare e mandare, e lui lo installa. Aspettiamo che arriva al 100%. Ok, ora non ci rimane che ricollegarlo alla corrente, però senza tenere premuto la GPU a 0, quindi non vogliamo rimetterlo in modalità flash, e aspettare che si apra l'access point automaticamente, e lo andiamo a cercare. Ok, andiamo con qualsiasi dispositivo Wi-Fi a cercare la Wi-Fi dell'access point, eccolo qui, del Sonoff, ci colleghiamo a lui. Ovviamente dirà nessun indirizzo IP, connesso, ok. Dobbiamo andare su Safari, 192.168.4.1, due punti 4567, mi raccomando, è la porta per poter comunicare con lui. Eccoci qua, per poterci comunicare troveremo, dobbiamo far ricercare le nostre Wi-Fi. Troviamo la nostra, dobbiamo inserire la password, ok, save, così lui adesso si aggiornerà. Per poter vedere in diretta quello che sta facendo possiamo tornare sul terminale, utilizzare questo comando che serve per vedere lo screen di quello che sta succedendo su questa porta, e come potete vedere è partito il tutto, quindi è tutto ok. Sta scaricando, si sta aggiornando, sta facendo tutto quello che deve fare. Ovviamente dovete aspettare che finisce, lui automaticamente si riavvierà. Ok, potete vedere che l'indirizzo IP è questo, oppure lo potete cercare negli indirizzi IP del vostro modem. A me non basterà altro che andare su questo indirizzo IP, lo copio così faccio anche prima. Mi raccomando, sempre la porta questa, perché potrebbe darvi problemi. Siamo sulla schermata di José, siamo dentro a lui. Non dobbiamo fare altro che incollarci il JSON, che poi vi metterò in descrizione del video, che non fa altro che dire che cos'è, quali sono le GPO che deve azionare quando premiamo un bottone. Questo poi ve lo spiegherò su un video fatto solo di JSON, sarà difficilissimo. Gli diamo save, lui ci darà ok, e abbiamo fatto qui. Ora dobbiamo inserirlo all'interno di HomeKit. Ok, siamo nella app casa, io sono in cucina, aggiungiamo l'accessorio. Non ho il codice, non posso scansionarlo. Eccolo! Lo selezioniamo, aggiungi comunque il solito 021-82-017, continua. Potrebbe richiedere alcuni minuti. Io il dispositivo l'ho già installato a muro e ho già fatto tutti i cablaggi io, perché io ho comprato una scatola che poteva contenere l'esciuco, ho comprato l'esciuco, e ho fatto tutto io i collegamenti, adesso vi spiegherò. Purtroppo ho solo un'immagine perché mi sono dimenticato di fare il video durante l'assemblaggio, quindi vi farò vedere solo via voce, tramite voce, quello che ho fatto, ma è abbastanza semplice. Ok, adesso io non ho idea di quale siano gli interruttori, quindi per in questo momento io scrivo semplicemente ciabatta interruttore. Come vedete sono altri tre, vedete? Quindi io dirò sempre cucina, metto ciabatta 2, sempre in cucina, perché ovviamente potreste anche metterle in altre case, ma non ha senso ovviamente, ciabatta 3, e dopo dovrò vedere a che cosa sono collegati, e ciabatta 4. Ok, fine. Ora sono tutti qui gli interruttori, vedete 1, 2, 3, 4, e dopo andrò a vedere e gli metterò i nomi giusti. Allora, dopo aver flashato il Sonoff e inserito tutto correttamente all'interno dell'app casa, dobbiamo passare al cablaggio vero e proprio.
io vi ho già detto, purtroppo non ho fatto il video, quindi parlerò e basta, e qui vedete l'immagine della scatola completa. In questo momento, come vedete, ci sono 2, 4, 6 Shuko, però noi abbiamo solo 4 canali, quindi mi direte come è fatto. Ok, molto semplicemente io ho comprato un cavo di un'altra ciabatta e l'ho tagliato, ho tagliato i fili e come vedete c'è sia il marrone della fase, il celeste del neutro e il giallo verde della terra. Ho collegato il cavo della corrente, ho messo la fase su L in, che lo vedete c'è solo quello, e neutro potete metterlo su qualsiasi perché tanto è uguale, e la terra l'ho collegata alle Shuko, non al son off, perché il son off non ce l'ha la terra, cioè ce l'ha integrato. Io invece, per essere ancora più sicuro, ho messo la terra collegato in parallelo, cioè in serie, su tutte le Shuko. Le Shuko dietro, non ce l'ho una foto per farvela vedere, dietro potete collegarlo, è indifferente fase o neutro. L'importante è che una volta che avete fatto però uno, dovete copiarlo uguale per tutte le altre Shuko. Perché tanto lo vedete, dietro la Shuko c'è dove poter collegare il filo, che ci sono le viti, cioè sopra, in mezzo e sotto. In mezzo ci va sempre la terra, non vi potete sbagliare. L'unica cosa che potete invertire a modo vostro è la fase e il neutro, potete metterla o sopra o sotto e viceversa, non è quello che cambia niente, però deve essere uguale per tutte le Shuko in parallelo. Ok, che cosa ho fatto? Ho comprato del filo da 2,5, perché appunto qui ci passerà parecchia corrente. Non ho preso quello da 1,5, da 2,5 mi raccomando, per essere proprio sicurissimi. E ho collegato il blu a tutti i neutro, il marrone a tutte le fasi. E come vi dicevo, purtroppo avendoci solo 4 canali non ho potuto domotizzare tutte e 6 le Shuko, perché io ho diversi apparecchi elettronici in cucina. Quindi che ho fatto? Le prime 4 Shuko sono tutte, le prime 3 Shuko sono tutte domotizzate singolarmente, mentre l'ultima l'ho messa in parallelo con le ultime 2. Quindi quando io darò l'accensione del, non lo so, ad esempio del microonde, mi si accenderanno anche le altre 2, quindi mi raccomando, sulle altre 2 dovete mettere quegli accessori, quei dispositivi elettrici che non utilizzate quasi mai. Quindi voi non dovete fare altro che lasciare tutti gli apparecchi elettronici su on, se hanno l'interruttore, e staccare la corrente dal son off. Tutto qua, poi ho richiuso tutto e basta. Ed ecco il progetto del son off finito, montato dietro, non si vede nessun filo, a parte la bella ciabatta, coperto dagli elettrodomestici. Qui abbiamo, poi l'ho dati io i nomi, Moulinex, microonde, macchina del caffè, bollitore. Se io intanto premo microonde, si accende il microonde e lì c'è la presa accesa, bollitore. Il Moulinex, oh, il bollitore, aiuto, spegniamo, e la macchina del caffè, tic. Qui ovviamente possiamo anche premere i interruttori e funzionano anche come se l'avessi premuti qui, e niente, questo è il progettino della domotica degli elettrodomestici della cucina. Ah, qui abbiamo un easter egg, Arduino, la guida essenziale, sto studiando. Ed ecco che abbiamo finito anche questo nuovo video guida della ciabatta homemade che viene comandata dal son off 4 canali. Spero che abbiate capito tutto, ovviamente solita storia, se volete chiedermi qualcosa, commentate, scrivete, mandatemi un messaggio anche su Instagram, mi raccomando, ho fatto il profilo Dido Hometech. Semplicemente basta che scrivete quel nome e mi troverete, potete fare proprio una chat in diretta con tutte le vostre domande.
Ringrazio come sempre José e il suo fantastico programma, tutti i miei amici e colleghi su Discord, sul canale ufficiale di José, dove ci confrontiamo e ci diamo consigli. E basta. Spero vi sia piaciuto, un bel mi piace, un bel pollice in su e ci vediamo la prossima volta. Grazie.